Daniela, ma secondo te i pelati sono svantaggiati negli approcci? Questa è stata la domanda che mi ha fatto un utente YouTube l'altro giorno. Il fatto che tu abbia i capelli o non li abbia, teoricamente non dovrebbe fare molta differenza. Tatuatevi qualche tatuaggio vichingo in testa, così trovate un sacco di femmine. Voglio dire due parole anche sugli altri, chiamiamoli così, difetti fisici. C'è anche il detto: se l'uomo ha naso grande, bene o male, la maggior parte delle donne, per fortuna non tutte, guarda l'altezza. La maggior parte delle donne cerca un partner che dia l'immagine di sicurezza. Se non mi conosci, mi presento, sono Daniela Cohen, sono un'educatrice professionista specializzata nella crescita personale e relazionale maschile. Quindi aiuto gli uomini a stare meglio con se stessi e di conseguenza ad avere relazioni più belle e più sane con le donne. Dunque, c'è questa tendenza a considerare le persone che hanno difetti, in questo caso genetici, come se fossero delle persone diverse e non meritevoli di poter sedurre e approcciare. E al di là del problema legato agli uomini senza capelli, quindi alle persone che hanno l'alopecia androgenetica, termine tecnico, ci sono anche uomini che si fanno gli stessi problemi per altre ragioni: altezza, naso grande, fisico troppo magro o troppo grasso, ed eventuali altri difetti che le persone si vedono addosso e considerano invalidanti dal punto di vista dell'approccio con le donne o comunque del poter piacere alle donne e avere una vita sentimentale appagante. Dunque, ci sarebbero tante cose da dire da questo punto di vista, anche a livello un po' più profondo, e magari a fine video farò una riflessione aggiuntiva e più esaustiva dal punto di vista un po' più, chiamiamolo così, evolutivo e di crescita personale. Prima però parliamo innanzitutto di questioni pratiche. Quindi rispondo alla domanda dell'utente YouTube che mi ha chiesto: se sono senza capelli, posso avere degli impedimenti all'approccio? La risposta è: dipende. Da cosa dipende? Chiaramente da come sei senza capelli, cioè da come ti curi. Ci sono persone, per esempio, che hanno un leggero diradamento e in qualche modo lo nascondono, ma c'è sempre il punto di non ritorno. Quando la persona sta perdendo i capelli, e può essere che avvenga anche da giovanissimi, ci sono ragazzi che già a 20 anni sono senza capelli, magari non del tutto, ma hanno una calvizie già importante. Altri perdono i capelli più avanti. La predisposizione genetica fa quasi tutto. Chiaramente anche i fattori di stress, alimentazione, fumo, in generale tutto quello che causa stress ossidativo va a peggiorare la situazione. Quindi può, in corrispondenza della predisposizione genetica, accelerare la caduta dei capelli. Poi ci sono chiaramente persone che fumano, bevono e non curano l'alimentazione, che magari non perdono i capelli perché non hanno questa predisposizione genetica all'alopecia androgenetica, appunto androgenetica. Quindi qual è la questione? Se hai la predisposizione e stai perdendo i capelli o li hai già persi, tutto dipende da come riesci a curarti innanzitutto ed eventualmente a compensare questo difetto, diciamo difetto estetico. Perché chiaramente se tu stai perdendo i capelli, c'è sempre un momento in cui non stai più bene con una soluzione, chiamiamola così, temporanea, dove riesci magari con qualche riporto, pettinature particolari, a coprire la calvizie. C'è un momento in cui diventi ridicolo. C'è un momento in cui le soluzioni posticce per provare a coprire la calvizie non vanno più bene e quindi devi prendere una decisione per essere ordinato. E la decisione è tagliare i capelli a zero. Ok? Quindi avere un diradamento, nella maggior parte dei casi, poi dipende anche dal tipo di capello e da come ovviamente sta nel complesso del viso, perché magari una persona che ha i capelli, che ne so, ricci, maschera meglio, però in generale diciamo che se si vede molto la cute in modo evidente, è il momento di tagliare i capelli a zero. E qui nasce un problema, perché ci sono uomini che per genetica sono fortunati e hanno una bella forma della testa
e uomini che hanno la forma della testa meno bella. La maggior parte hanno forme piacevoli, quindi è difficile trovare la persona che ha proprio la forma della testa, che ne so, fatta a uovo, allungato o da alieno. Ma ci sono anche ragazzi senza capelli che non hanno una bella forma della testa che compensano. Quindi, diciamo così, se hai la forma piacevole, stai bene anche pelato. Il fatto che tu abbia i capelli o non li abbia, teoricamente non dovrebbe fare molta differenza. A meno che non trovi proprio quella che è fissata e vuole l'uomo coi capelli. Diversamente, invece, se non hai la fisionomia del volto e della testa che sta bene senza capelli, puoi compensare in altro modo. Ad esempio, magari compensando col fisico. Noterai che la maggior parte degli attori famosi che sono senza capelli sono tutti super fisicati, perché c'è un po' lo stereotipo dell'uomo calvo e sensuale, partendo dal famoso Yul Brynner, se ve lo ricordate, se no vi lascio una foto qua. Ma in generale, passando anche per Jason Statham, Bruce Willis, che è diventato un gran figo invecchiando, e vogliamo parlare di Sean Connery, che da vecchio è pelato e ancora più figo di quando è giovane, e Vin Diesel, dove lo mettiamo? E The Rock? Ragazzi, se osservate, sono tutti fisicati, no? Si tengono in forma. Perché chiaramente un uomo senza capelli compensa meglio con il fisico. Quindi il mio consiglio è, se avete questo difetto genetico, non è un dramma, è un problema, ma cercate di compensare. Qui parlo solo di questione estetica, ok? Quindi trovate il vostro stile anche d'abbigliamento, curate l'alimentazione, fate un po' di palestra, pesi. Non serve diventare Vin Diesel, ok? O The Rock. Basta semplicemente avere un fisico curato. Questo riesce a tamponare e compensare. Quindi, rispondendo alla domanda dell'utente, no, non sei svantaggiato se sei una persona che si cura e che in ogni caso si rende piacente in un altro modo. Sì, invece, se non ti curi. Se sei pelato e ti lasci, che ne so, i capelli tutti disordinati e lunghi, non va bene. Ci sono ragazzi, anche giovani, che si lasciano magari senza rasarsi, si lasciano qui a lato, perché qua non si perdono i capelli a lato negli uomini, e si lasciano tutti i capelli qui disordinati o qualche ciuffo sparuto in testa, coi buchi. Questo non va bene. Poi ci sono anche tantissimi ragazzi, senza fare nomi, ma ne conosco proprio tanti, di amici anche, che non si curano da questo punto di vista, non stanno lì a rasarsi tutti i giorni, ogni 2 giorni, stanno spesso con i capelli un po' più lunghi qui o qui, che ne so dove li hanno, perché non hanno voglia di rasarsi, eppure hanno le fidanzate, le trovano lo stesso. E un paio di questi non hanno neanche un bel fisico. Quindi, qual è il concetto? Siete in grado di compensare? Se una persona esteticamente non è super figa, deve cercare, per quanto possibile, di compensare con altre qualità, che possono essere fisiche e estetiche, che aiutano nella fase dell'approccio, perché chiaramente quando vai ad approcciare una donna e questa ti guarda, la prima cosa vede come appari a livello estetico, quindi guarda come sei, come ti muovi, come parli anche, ma soprattutto come appari, se hai un bel fisico, se hai un bel volto, se sei curato, come ti vesti, eccetera. E poi guarderà anche, invece, eventualmente come parli, quali sono i tuoi contenuti, che persona sei. Quindi, se vuoi approcciare, cerca di curarti, cerca di compensare le cose che non vanno. Da questo punto di vista, quindi, ho detto più o meno un po' tutto sulla parte dei calvi, ma voglio dire 2 parole anche sugli altri, chiamiamoli così, difetti fisici che gli uomini si vedono addosso e si fanno un sacco di problemi. Magari hanno il naso troppo grande, magari non sono troppo alti. Ecco, alcuni sono oggettivamente reali, tipo quello dell'altezza. E altri sono problemi che, per esempio, come il naso,
si fanno solo gli uomini. Alle donne non frega niente se voi avete il naso grande, a meno che non sia proprio mostruoso. C'è anche il detto, se l'uomo ha il naso grande, per proporzione dovrebbe avere anche altro grande. È un po' per questa leggenda metropolitana, è un po' perché in realtà il naso grande, a meno che l'uomo non sia troppo, troppo, troppo secco che gli si vede solo il naso. Ma in realtà il naso grande non dà fastidio a livello estetico alle donne. Quindi questa paranoia sul naso ce l'avete solo voi uomini, anche le donne in certi casi che hanno il naso grande, ma sono paranoie che si fa la persona singola. Gli altri da fuori non lo notano, se ne fregano. Questo per quanto riguarda il naso. E la barba eventualmente folta, non folta, eccetera. Ah, a proposito di barba, prima mi sono scordata di dire una cosa molto importante riguardo i pelati. Gli uomini senza capelli compensano con fisico, ma anche con la barba. Se avete una bella barba, fatemela crescere, perché in generale la barba piace. Anche se non ce l'avete bella folta, potete tranquillamente farvi crescere un po' di barba, magari non lunghissima, tenendo come la barba un po' incolta. Un uomo pelato senza barba piace di meno perché sembra meno virile. Quindi, se uno perde i peli qui sopra, li può tranquillamente recuperare qui sotto nella barba, eventualmente. Quindi questa virilità, anziché averla sopra, ce l'ha sotto. Però l'importante è che ci sia. E poi, se volete proprio fare i super super fighi e siete senza capelli, tatuatevi qualche tatuaggio vichingo in testa, così trovate un sacco di femmine. Sto scherzando. Scherzi a parte, passiamo al problema dell'altezza, che è un problema oggettivo e reale. Perché le donne guardano l'altezza? Perché? Perché la maggior parte delle donne cerca un partner che dia l'immagine di sicurezza. Quindi la maggior parte delle donne che stanno cercando un partner protettivo, che sia una specie di proiezione della figura paterna, o comunque anche le donne che si sentono fragili, che non si sentono forti, possono cercare un partner più alto perché sembra che protegga meglio. Ma ci sono anche le donne forti che cercano i partner più alti, perché se la donna è caratterialmente forte, siccome tende a trovare partner che non sono caratterialmente più forti di lei, se lei ha le palle, diciamo, cerca quel tipo di forza, quindi questa disparità di forza nell'altezza. Quindi o perché è insicura o perché è troppo sicura, bene o male, la maggior parte delle donne, per fortuna non tutte, guarda l'altezza, preferisce l'uomo più alto di lei. E questo è un problema, soprattutto se magari vivi in zone dove l'altezza media, come per esempio Calabria, Sardegna, Sud Italia, l'altezza media è più bassa. Però è bassa anche quella delle donne, quindi in generale si compensa il tutto. Ma cosa si fa per risolvere questo problema dell'altezza? Se un uomo è basso, e voi direte, ma cosa intendi, Daniela, tu per basso? Allora, quello che intendo io è l'uomo dal 1,60-1,65 in giù. Però purtroppo la maggior parte delle donne ritiene un uomo basso sotto il 1,70, anche 75 in certi casi. Dipende. Ci sono magari le modelle alte che vogliono l'uomo molto alto, sopra il 1,80 m. Ci sono anche donne basse, bassine, diciamo, che si accontentano anche dell'uomo alto 1,70 m tranquillamente perché lo vedono già alto. Quindi, indicativamente, le donne preferiscono un uomo con lo scarto di altezza almeno di 10 cm o 15 più alto. Ci sono anche molte donne però che stanno con uomini più bassi o che magari hanno la stessa altezza o altezza simile. Però siccome l'altezza non è una cosa che noi possiamo cambiare, e soprattutto per un uomo in questo senso, dal punto di vista seduttivo, questo dato è importante. E come si risolve? Siccome non vi potete mettere i tacchi e
E anche se potete imbrogliare con qualche centimetro di plantare o tacco di qualche scarpa particolare, ma sono soluzioni non reali. Quindi io consiglio a tutti gli uomini che hanno problemi di altezza di compensare. La compensazione in qualche modo aiuta. Se io trovo un uomo alto 1,90 m, però ci parlo ed è un imbecille, o magari è alto 1,90 m, però magari non sicuro, è obeso, oppure puzza, che ne so. Ovviamente non mi serve a niente che sia alto 1,90 m. Ovviamente sto facendo un esempio un po', più estremo per capirci, ma qual è il concetto? Il concetto è che se non siete molto alti, cercate di curare il fisico, che va sempre bene, quindi chiaramente. Basso e grasso è peggio di basso e con un bel fisico o comunque magro e longilineo. Quindi cercate di curare questo e anche l'abbigliamento. Sono sempre cose che aiutano. E poi se potete cercate di aggiungere anche qualcosa di un po' più profondo. Adesso ne parlo meglio. Qualche caratteristica in pratica che dia un po' più di sostanza. Invece, riguardo il discorso magro-grasso, a parte che anche lì sono gusti, perché ci sono donne che preferiscono l'uomo in carne, o donne che invece hanno magari la particolarità di preferire l'uomo secco, però diciamo tolte le preferenze specifiche più rare, diciamo che tendenzialmente tutte le donne, e anche gli uomini chiaramente, preferiscono un partner che abbia un fisico curato. Non significa che vi dobbiate spaccare in palestra tutto il giorno, ma se siete in sovrappeso, curate l'alimentazione e anche l'attività fisica. Se invece siete sottopeso, cercate magari di andare da un'ottima dietologa o dietista, fatevi fare un piano alimentare in modo tale da prendere un po' di peso. E anche, ovviamente, con un personal trainer adeguato, mettere un po' di massa muscolare. Ripeto, sto facendo un discorso solo ed esclusivamente estetico, perché quando si va all'approccio, la prima cosa che l'altra persona vede è l'estetica, cioè come appari. Poi chiaramente ha un peso enorme anche il tuo atteggiamento non verbale, cioè come ti muovi, come cammini, se sei dritto o non sei dritto. Ne parlo nel dettaglio, lo specifico, anche in tutti i miei corsi. Se vuoi lo store, il link allo store lo trovi qui sotto, così puoi vedere tutti i corsi disponibili. E qua sotto ti lascio anche il numero del centro messaggi WhatsApp se hai bisogno di informazioni. Puoi scrivermi e ti rispondo personalmente. Quindi, dal punto di vista fisico-estetico, si compensa qualsiasi tipo di difetto si possa avere con altre qualità che si possono migliorare, sempre estetiche. Quindi fisico palestrato, comunque più ordinato, l'abbigliamento o altre qualità non verbali. Infine, ci tengo a precisare, come già ho accennato prima, quando ho parlato dell'uomo alto 1,90 m, che però magari è stupido o puzza, ecco, ci tengo a precisare che la sostanza, cioè quello che una persona è realmente, se è una persona intelligente, che sa fare discorsi interessanti, se è una persona che in qualche modo ha qualcosa di bello da dire, è una persona realizzata, che emana delle belle vibrazioni, felice di se stessa e degli altri, ama ridere e scherzare, si impegna in qualcosa, ha delle passioni. Ecco, queste sono tutte qualità aggiuntive, perché è inutile che voi siate belli o alti o super palestrati. Che sì, va bene, l'approccio funziona se siete esteticamente, visivamente belli, però poi se la sostanza non c'è, non c'è niente da dire, o siete persone problematiche da un punto di vista psicologico, il problema diciamo che è ancora più grande. Paradossalmente è peggio uno bello che riesce a rimorchiare e viene scartato perché magari è una persona che si comporta male, non è intelligente, è inopportuna o altre caratteristiche che alle donne non piacciono, piuttosto che uno che magari è un po' meno bello,
magari fa più fatica ad approcciare a freddo e anziché fare l'approccio a freddo, magari che si ferma per strada con una ragazza, magari deve fare degli approcci a caldo, quindi magari fa degli approcci un po' più lenti, si fa conoscere un po' alla volta, però poi viene apprezzato per la persona che è realmente, non per come appare e basta. Inoltre, dal mio punto di vista, anche l'estetica, comunque l'ho preciso, è importante. Anche l'occhio vuole la sua parte. Quindi vanno curati ambedue gli aspetti. Quelli dove siete un po' più carenti, ovviamente vanno migliorati. Nei miei corsi, nel dettaglio, spiego anche come fare e do molti esercizi. Quindi vi consiglio di scrivermi al centro messaggi così vi posso indirizzare meglio. E infine, se ti è piaciuto il video, lascia un like, condividilo con le persone alle quali può interessare. Ti lascio qui sopra anche un video qui in alto che parla dell'uomo ricco e bello nella seduzione. Per tutti gli uomini che dicono le donne ti cagano solo se sei ricco e bello, ne parlo qua sopra. Te lo metto anche qua sotto in descrizione perché interessa a molti uomini. E infine ti invito a iscriverti al canale, ti lascio il link qui al centro e qui sopra ti lascio due video, uno sugli 8 errori da non fare mai in fase di approccio e un altro sugli approcci a caldo e freddo. Ci vediamo al prossimo video.